Buongiorno, sono Luciano Bonomo, sono qui oggi per presentarvi questo video relativo alle montature per la pesca alla traina evolutivo. In particolare oggi vi presentiamo una classica montatura a due ami. Nella parte superiore della montatura vi è un amo trainante scorrevole, nella parte inferiore della montatura vi è un amo fisso che è il classico amo ferrante. L'amo scorrevole viene reso tale in questo caso attraverso, vedete, una piccola legatura realizzata mediante un avvolgitore e del comunissimo Dagron, possibilmente di colore rosso o rosa per limitare, diciamo, la visibilità del filo nell'acqua. Questo permette di avere una buona tenuta dell'amo scorrevole, ma allo stesso tempo di poter, diciamo, regolare la distanza tra due ami anche in funzione dell'esca. Come vedete, l'ultima parte della montatura è realizzata con un filo doppiato. Questo per evitare o comunque mitigare il rischio derivante dall'apparato boccale dei pesci che andremo a insidiare nella traina col vivo. Quindi onde evitare che i grossi dentici o anche delle grosse ricciole o delle cernie eccetera ci rovinino la parte finale del terminale con i loro denti, si doppia questo tratto tra i due ami praticamente per avere una maggiore tenuta. La particolarità di questa montatura che vi stiamo presentando oggi è quella di essere realizzata limitando l'uso dei nodi. Infatti praticamente in questa montatura non ci sono nodi, l'unico nodo realizzato è quello sull'amo ferrante. Questo può essere un nodo, un doppio clinch, un nodo, una direct knot o qualunque nodo in cui voi riponiate la vostra fiducia in termini di carico di rottura e di resistenza. Per quanto riguarda invece l'amo trainante, come ho già visto prima, è legato, è fissato, diciamo, è reso scorrevole per mezzo di questa legatura fatta con appunto l'avvolgitore. Per quanto riguarda la doppiatura invece, i due capi vengono collegati tra loro utilizzando un'altra legatura sempre molto stretta, circa 2-3 cm, fatta sempre con l'avvolgitore, utilizzando sempre lo stesso monofilo, lo stesso trecciato dello 018 di colore compreso tra il rosso e il rosa, e incollata con della colla cianoacrilica per aumentarne, diciamo, la resistenza e la durevolezza nel tempo. Tutto il terminale è lungo circa, in questo caso, 3 metri, e alla fine del quale è già posta una girella che permette una micro girella con una tenuta pari a 40 libbre, collegata al terminale sempre attraverso una legatura realizzata per mezzo sempre del Dagron, dello 018 e dell'avvolgitore, e sempre incollata con la colla cianoacrilica. Il posizionamento della girella, sempre senza il nodo, al terminale faciliterà l'aggancio della montatura stessa al preterminale della canna. Il molinello preventivamente imbobinato con il preterminale sarà quindi pronto per essere collegato al nostro terminale attraverso un semplice nodo, oppure attraverso una clippatura o attraverso un'ulteriore legatura. In questo caso il preterminale della nostra canna da pesca può essere realizzato con del nylon, del monofilo, oppure più comunemente io preferisco realizzarlo utilizzando un copolimero, cioè un filo, un leader line praticamente dello 060 che ha una capacità, un carico di rottura circa 23 kg, commercializzato sempre dalla Yakami, e con delle ottime doti di trasparenza, di invisibilità in acqua e di resistenza al carico di rottura.
Anche gli ami utilizzati nella nostra montatura, come si può vedere, sono degli ami in questo caso montati nella misura del 5-0, ma che nella Traina Convivo possono essere utilizzati sia nelle misure del 6 o anche del 7, proporzionando anche in questo caso il fluorocarbon con diametri che possono arrivare fino allo 0,70. Anche questi sono degli ami forniti dalla Yakami, che hanno un'ottima punta e soprattutto una grande resistenza anche a successive pescate, cioè non sono degli ami che si spuntano molto facilmente. La montatura presentata quindi non ha delle grandi particolarità in termini di struttura, perché è una montatura a due ami classica che in alcuni casi, in base alla dimensione dell'esca, può prevedere un terzo amo nella parte finale, in cui viene montato a ridosso dell'amo ferrante anche un paracolpi, onde evitare che l'amo scorrevole che arrivi a battuta possa rovinare il nodo sottostante. Quindi, al fine di poter realizzare questa montatura, vi occorrerà sicuramente avere a vostra disposizione degli ottimi ami, un buon fluorocarbon, un leader line da utilizzare come preterminale per la vostra canna, delle micro girelle con un buon carico di rottura, un avvolgitore con del trecciato dello 018 di colore rosso, rosa, 018, 020, insomma un diametro sottile, dei paracolpi da mettere a ridosso dell'amo trenante e soprattutto tanta pazienza, proprio perché la realizzazione di queste legature va fatta con molta attenzione e soprattutto ci vuole un pochettino di esperienza, in quanto se non vengono realizzate bene, le legature rischiano di scappare e quindi possono tramutarsi in pesci persi durante la pescata. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Alla prossima, un saluto da Luciano, a presto, ci vediamo su Fishery.